dall'ultimo esorcista di padre Gabriele Amort. Un giorno viene da me una giovane farmacista, è posseduta e non riesce a liberarsi. Mi dice però che la sua vita è molto migliorata da quando ha conosciuto il professore. Da quando ha conosciuto chi? Il professore, padre Amort, lo chiamano tutti così. Vive in un paesino dell'Italia centrale. È stato lui ad aiutarmi e a dirmi del fazzoletto rosso. Le chiedo scusa, ma non riesco a seguirla. Cos'è questa storia del fazzoletto? Un giorno un'amica, che era a conoscenza della mia possessione, mi ha dato il numero di telefono di questa persona, il professore. Un sensitivo che diceva fosse in grado di dare grandi benefici alla gente. Lo chiamai, gli raccontai della possessione e gli chiesi aiuto. Senza mai avermi visto e senza mai avermi parlato prima, mi disse di andare nella mia camera da letto. Disse: in camera hai un armadio a tre ante. In fondo all'anta di sinistra c'è nascosto un fazzoletto rosso annodato. Prendilo, brucialo. Quel fazzoletto è stato maledetto. Se lo farai, la tua vita migliorerà. Incredula, vado in camera, svuoto l'armadio e in fondo all'anta di sinistra trovo questo fazzoletto. Non mi spiego come sia finito lì, ma c'è. Lo prendo, lo brucio e mi sento immediatamente meglio. Mentre ascolto questa storia, è padre Amort ora che parla, non immagino che di lì a poco anche per me questo professore diventerà indispensabile. Non immagino che sarà lui a darmi una grossa mano, soprattutto quando davanti ho dei casi di possessione che non riesco a risolvere. Il professore è un sensitivo, vive nell'Italia centrale, viveva, adesso è morto. Ha questo dono particolarissimo per cui sa riconoscere, anche solo stando al telefono, se la persona che gli parla è posseduta oppure no. Non solo, sa dire da dove viene la possessione, se è causata da un maleficio procurato tramite un mago o da un satanista oppure da altro. L'ho chiamato tantissime volte, ma non l'ho mai incontrato di persona. Mi convinco che mi posso fidare di lui quando Gianluca, un signore di 50 anni con una gravissima e profondissima possessione, viene da me. Lo accolgo in casa e subito gli chiedo: da quanto tempo hai questi disturbi? Da quando sono piccolo? E in tutti questi anni cosa hai fatto per combattere questi fenomeni? Padre Amort, non ho fatto niente. Gianluca ha 50 anni, non è mai andato in chiesa, non crede, si dichiara ateo. Quando ha 6 anni comincia a subire alcuni piccoli disturbi. La notte non riesce a dormire, sente delle voci che nel buio gli parlano. Gianluca, Gianluca, non puoi dormire. Siamo noi, ci siamo noi, devi fare attenzione. Non puoi dormire, Gianluca, adesso veniamo a prenderti e ti portiamo via. Gianluca. I suoi genitori non fanno molto caso a questi fenomeni, pensano, crescerà, sono disturbi dell'età. E anche Gianluca cerca di non pensarci troppo. Passano i mesi e i disturbi non diminuiscono, anzi aumentano. Trascorre notti insonni e di giorno è sempre agitato, sempre furente contro tutto e contro tutti. I suoi ritengono abbia problemi caratteriali, lo fanno seguire da uno psicologo. La situazione non migliora, anzi peggiora. Più cresce, più i problemi caratteriali, tra virgolette, si acuiscono. A scuola va male, già alle scuole medie viene bocciato. I compagni di classe lo emarginano, non lo considerano. Se possono lo prendono in giro. Gianluca soffre, ma i genitori non gli sono di grande aiuto. Così i suoi insegnanti, che altro non sanno dire, se non che capita anche nelle migliori di famiglie di avere una mela marcia in casa. Gianluca non riesce ad avere relazioni normali con nessuno. Non ha amici, non ha fidanzate, non ha amori. Lascia presto gli studi, cerca lavoro, ma non lo trova. Rimane disoccupato per anni. A volte riesce a fare piccoli lavori, pagati però molto poco. Non ottiene mai un impiego stabile. Le voci lo accompagnano sempre, lo seguono e lo tormentano. Adesso non si palesano solo la notte, ma anche di giorno.
sempre, lo disturbano in continuazione, sono innumerevoli, costanti. Un incubo infinito, i medici non sanno che fare con lui, le medicine non lo calmano, le psicoterapie non approdano a nulla. Forse è semplicemente pazzo, pensano tutti. La religione e il cristianesimo sono temi che non lo toccano né appassionano. Un giorno su internet legge la storia di una persona che come lui per anni ha sentito delle voci e che dopo immani sofferenze ha smesso di sentirle grazie all'aiuto di un esorcista. Quell'esorcista sono io. Gianluca riesce a trovare il mio numero di telefono, mi chiama e gli do un appuntamento. Dunque per 50 anni non sei mai andato in chiesa? Mai. Sei battezzato? No. Sai cos'è l'Eucaristia? No. Sai cosa significa vivere perennemente fuori della grazia di Dio? No. Gianluca, perché sei venuto da me? Io sono un esorcista. Lo so. E chi è un esorcista? Uno che scaccia il diavolo, credo. Credi bene, ma è uno che lo scaccia non nel suo nome, ma nel nome di Gesù Cristo. Tu pensi di avere un diavolo dentro di te? Più diavoli, forse. Le voci che sento sono tante e diverse. Sai che se hai davvero dei diavoli dentro di te, e se davvero questi diavoli ti possiedono da quando sei piccolo, la lotta per la liberazione sarà durissima, forse impossibile da vincere? Sai che dovrai accettare che sia Cristo a liberarti? Se non lo vuoi, lui non può. Silenzio. Senti Gianluca, per aiutarti devo cercare di scoprire se davvero sei posseduto e se lo sei, quando e perché questa possessione è iniziata. Scoprire la causa può essere un buon inizio, per questo ti chiedo di chiamare quando torni a casa. Questo numero di telefono ti risponderà un sensitivo, credo sia molto bravo e preparato. In ogni caso, se non lo è una telefonata che non ti nuocerà. Chiamalo, chiedigli di aiutarti. Chiedigli se secondo lui sei davvero posseduto e come è possibile che il diavolo sia entrato dentro di te. Poi domani vieni ancora da me e mi racconti. Gianluca torna a casa, entra, si siede in poltrona e compone il numero del professore. Buonasera, chiedo scusa per il disturbo, mi ha dato il suo numero padre Amort. Mi dica, ecco, io vorrei sapere, lei vuole sapere se è posseduto. Esatto. Come si chiama? Gianluca. Quanti anni ha? 50. Gianluca, lei è figlio unico, vero? Sì. Gianluca, lei all'età di 6 anni ha cominciato a sentire delle voci di notte, giusto? E queste voci non la facevano dormire. Sì. Gianluca, lei non lo sa, ma in quel tempo un conoscente della sua famiglia, il sensitivo dice a Gianluca nome e cognome, che qui non vengono riportati, ha fatto un malocchio su sua madre. Questa persona ha chiesto a un mago, il quale, ben pagato, ha chiesto aiuto a Satana. Il malocchio ha attecchito. Diversi diavoli sono entrati in sua madre, ma anche in lei. Lei soffre per colpa di questo potente maleficio. Io non so che dire, so che questa persona aveva diversi motivi per odiarci, ma non pensavo. Gianluca, il male è imprevedibile e colpisce nei modi più strani, ma colpisce purtroppo. Poi più cresceva, più queste voci l'hanno infastidita. I medici non ne sono mai stati di aiuto, ne ha incontrati tanti. Alle scuole medie è stato bocciato, i compagni l'hanno emarginata, ha cercato lavoro ma non l'ha mai trovato, un lavoro stabile intendo. Così sono passati gli anni. Le voci non hanno mai smesso di perseguitarla, si sono fatte sempre più potenti e invasive. E adesso vuole disfarsene con l'aiuto di padre Amort. Senta, ma lei come fa a sapere tutte queste cose? Ha parlato con padre Amort? Con qualche mio familiare? Non ho parlato con padre Amort né con qualcuno della sua famiglia, non ne ho bisogno, sono un sensitivo. È un dono datomi da Dio. Si faccia aiutare da padre Amort e gli dica che deve fare degli esorcismi con il preciso scopo di rompere questo antico ma ancora potente maleficio. Può darsi che questo mago sia morto e che non possa più nuocerle,
ma può darsi che invece sia vivo e che in qualche modo capirà in futuro che un esorcista sta agendo su di lei. Abbia fiducia in padre Amort. Lo saluto, la saluto e me lo saluti. Il giorno seguente Gianluca torna da me, mi racconta della telefonata. Io resto senza parole. Capisco che il professore mi può dare una grande mano, e non solo con Gianluca, ma anche con altri posseduti. Scoprire l'origine della possessione è fondamentale per la liberazione. Così esorcizzo Gianluca col preciso intento di togliergli questo malocchio. 40 anni non si cancellano con un esorcismo. 40 anni sono tanti, tantissimi. Satana in così tanto tempo è riuscito a mettere radici profondissime. Qui poi non si tratta di un solo diavolo, ma di tanti diavoli, l'impresa è delle più difficili. Capisco subito che il mago è ancora vivo. Grazie a successive telefonate al professore vengo a sapere che si è accorto dei miei esorcismi. E così ripete ogni settimana il maleficio contro Gianluca. Ma un maleficio ripetuto perde sempre di più la propria forza. Io tiro da una parte, il mago dall'altra, ma il più forte sono io, perché Cristo è più forte di Satana. Cristo è Dio. Satana è soltanto un angelo che ha deciso di ribellarsi per sempre a Dio. Incontro Gianluca per anni, la battaglia è durissima, ma alla fine Cristo trionfa e il mago viene sconfitto. Senza l'aiuto del professore tutto sarebbe stato diverso. Così comincio a consigliare anche ad altri esorcisti il suo nome e in molti ne traggono beneficio. Bene, comincio la meditazione dicendo che io non sono esorcista, ma ho conosciuto padre Amort. E padre Amort mi mise in contatto anche a me con quest'uomo. Io l'ho sentito diverse volte al telefono per situazioni di persone che stavano male e che mi intercettarono non nella qualifica di esorcista che non ho e non ho mai avuto, ma di parroco. E anch'io potetti constatare veramente in maniera impressionante la sapienza soprannaturale di questo uomo, molto molto semplice. Poi quando io lo conobbi era già molto molto anziano e malato, quindi si faceva anche capire, difficoltà a capire quello che diceva. Però ecco, consegno a tutti una dritta che mi ha dato, che io stesso per primo metto in pratica e che consiglio di mettere in pratica a tutti quanti. E lui mi disse queste testuali parole: c'era una bruttissima situazione di una famiglia che non riusciva più a campare dentro la casa dove viveva. Avevano provato tutti quanti i colori, perché tra di tutto succedeva dentro quella casa. E lui mi disse: guarda, tu prendi il rituale romano e esorcizzagli un po' di incenso. Dopodiché di a questa famiglia che si compra un bel braciere, brucia questo incenso, va in giro per tutta casa, quindi non ci deve essere neanche un angolo della casa dove non sia raggiunto dall'incenso, e fa questa cosa lasciando le finestre chiuse per almeno un'ora. Non deve entrare manco un filo d'aria. Dice: sappi che se fosse pure tutto quanto l'inferno lì dentro, con questa operazione l'inferno se ne va. Io a casa mia, per cui parlo sempre, d'accordo? Quindi a parte che l'incenso profuma, quindi tra l'altro lascia anche una gradevole sensazione dentro la casa, ma è uno dei sacramentali veramente più potenti per tenere lontano i diavoli da casa nostra e anche ogni sorta di cattiva presenza. È chiaro che l'episodio di oggi è tutto quanto incentrato sulla importanza di quest'uomo, e qui dobbiamo noi anche, come dire, chiederci le risonanze interiori che ci produce l'aver ascoltato una cosa di questo genere. No, è vero, amici, che purtroppo di casi di questo genere ce ne sono pochi, e ci sono purtroppo alcuni inganni, alcuni tarocchi in giro, per cui bisogna sempre fare un discernimento. Non ci si può fidare del primo che ci capita davanti per dirci che è un sensitivo. Però ci sono alcune cose che esistono, non ci devono stupire, perché queste in teologia si chiamano, no, non vorrei farla troppo difficile, grazie gratis date, che sono diverse dalla grazia santificante, che invece si chiama tecnicamente grazia gratum facens. Che significano queste parole latine?
Sapete che una volta la teologia si faceva tanto in latino, pure gli esami si facevano parlando in latino. Quindi. Allora, grazia gratis data, come dice il nome stesso, questo è abbastanza facile, significa che quella grazia il Signore la registra gratuitamente, quando vuole, dove vuole, come vuole, quanto vuole e a chi vuole, in maniera insindacabile. Quindi, queste grazie però sono date non per l'utilità della persona, ma per l'utilità del prossimo. Tutto quello che quest'uomo aveva non era per sé, era per gli altri. Quest'uomo divenne la causa della liberazione di tantissime persone perché aveva la capacità di discovare i diavoli. Io ricordo, non mi ricordo se è successo a me o se me l'ha raccontato qualcuno, perché purtroppo la mia memoria vacilla un po', ma una storia analoga a questa del fazzoletto rosso, non mi ricordo, ripeto, se io ne sono stato testimone o se mi è stata raccontata, ma io l'ho sentita. C'era una fattura dentro una casa, questo per telefono, senza mai aver visto chiaramente né casa né persona, ha detto: guarda, sali, sali la tromba delle scale, hai uno sportoncino, c'è un portello lì, guarda che lì dentro c'è un sacchettino, aprilo, troverai delle cose intrecciate, brucia, e quella è una fattura, e fatto questo la casa sarà libera. Così faceva. E questi sono attestati di bontà e di misericordia da parte dell'Altissimo, che viene così in aiuto ai suoi figli, no? Perché le grazie esistono. E la presenza di queste persone ci fa comprendere anche una dimensione fondamentale e importante dell'amore di Dio. Padre Amort, come esorcista, spiega che comprendere la causa di una possessione è fondamentale per la liberazione. Ma chi è che è capace di fare una cosa di questo genere? Chi è che, se si trova davanti a un ossesso, è capace di dire: tu sei diventato posseduto a causa di questo, in quell'anno, per questa cosa? Nessuno. E quindi la presenza di queste persone è di grandissimo aiuto, perché mettono a disposizione gratuitamente questo ministero per il bene del prossimo. Invece la grazia che abbiamo noi, che si chiama la grazia gratum facens, che non è dato da gratistata, si chiama gratus facens, che significa che rende grati, cioè noi dobbiamo essere grati al Signore per la grazia che ci ha dato, quindi per l'amore, per la carità e per il vivere in grazia, in mezzo del quale possiamo e gustare già da adesso la pace e la gioia, come stiamo meditando in questa terza domenica d'Avvento, e possiamo compiere un sacco di opere buone che ci manderanno in paradiso, eccetera, no? E poi colpisce anche in questo brano la situazione che oggi sta diventando un pochino diffusa di questo superateismo, questo 50 anni ancora non è battezzato. E poi comprendiamo da questo brano alcuni, questo non per metterci chiaramente inquietudine, ma per conoscere bene alcune cose, alcuni segni di quando si può essere sotto possessione, ossessione, vessazione o infestazione diabolica. Primo, i disturbi nel sonno. Questo non riusciva a dormire fin da quando era piccolo. Secondo, sentire delle voci. Ma poi terzo, per esempio, incapacità di compiere i propri doveri, perché è stato bocciato a scuola, situazioni sociali disagiate, compagni che lo emarginano, le classiche cose, come pensa qualcuno, che vanno tutte quante storte, ecco, non sempre quando le cose vanno come pensano gli uomini storte c'è di mezzo una cosa così grave, ma sicuramente in maniera remota noi sappiamo che ogni male ha come causa ultima il diavolo e come causa prossima noi stessi, attraverso i peccati che commettiamo. Ecco, quindi dobbiamo sempre fare estrema attenzione. E concludo: mai respingere gli aiuti che il Signore ci pone dinanzi,
e mai essere troppo frettolosi, ecco, nel giudicare le persone e quello che fanno. Perché a volte dietro sembianze apparenti oppure insignificanti si può essere nascosto un grande dono di Dio. Dio ha sempre fatto così. Qualcuno ha detto che fai più bei regali, tipo, ecco, gli ultimissimi smartphone super mega galattici, ma non usa la carta da regalo, perché usa o il cartone o i fogli dei giornali quotidiani, no? Quindi nasconde tesori preziosi sotto apparenze vili. Questo è sempre così. E quindi preghiamolo che ci doni le parole, la grazia di saper riconoscere e accogliere i doni che ci manda anche attraverso forme non apparentemente adeguate, perché possiamo beneficiarne e realizzare quella che è la quintessenza della sua volontà, che viviamo una vita, cioè, in pace, serena, gioiosa e pacifica anche in questo mondo, con intenti nell'amore di Dio verso il prossimo, quindi andarla a godere nell'altro, e che siano rimosse tutte quante le cause che ci impediscono di vivere in questo modo.